Della musica. A Milano prosegue la crescita immobiliare, in evoluzione anche il mercato degli uffici. Questa volta il trasloco ha riguardato proprio un grande gruppo del settore. Il settore immobiliare dà segni di ripresa e Milano è una città che piace. Lo sottolinea anche chi se ne occupa da anni a tutto campo. Milano per fortuna è un'isola molto sviluppata e molto positiva. Credo che l'amministrazione abbia lavorato bene, penso anche che ci saranno diverse opportunità ancora per farla diventare sempre più una metropoli europea policentrica come sta avvenendo e quindi siamo ottimisti, molto ottimisti. L'occasione per fare il punto sul mercato immobiliare è data dall'inaugurazione della nuova sede milanese di Prelios. 300 dipendenti che da aprile hanno lasciato la bicocca per questo stabile di via Valtellina a Milano, da cui si dà uno sguardo sulla città. Il gruppo si occupa di gestione di risorse, accesso al credito e servizi integrati dedicati al settore immobiliare. E questi nuovi uffici permetteranno un'affermazione in versione 4.0, come sostiene il suo presidente, senza però perdere di vista la storia e il valore della stessa impresa. Prima una cena, poi un concerto.